Partiamo subito con le cose di oggi. State lì. Sta registrando. Sì. Ciuschi di oggi. Praticamente ho fatto alcuni acquisti recentemente, niente di proprio di sostanzioso al massimo, C'era però una cosa che mi ha rotto un po', no? Praticamente, come ho detto nel podcast, sono venuto io a mettere coso del prato. Come dicevo nel podcast, praticamente avevo comprato questo famigerato cavo HDMI per il proiettore PlayStation. Però siccome non supportava alta velocità per il 3D, così, allora non mi funzionava bene. Allora ne ho comprato un altro su Amazon, una marca meglio, ma sempre economicissimo, $15. Arrivato a casa non funziona niente. Io non so, non capisco proprio. Cioè, di solito i cavi non è che è una roba elettronica complessa, non è che si può essere difettoso, no? Può essere difettoso. E invece questo qua proprio niente. Cioè, non andava manco il Apple TV, che non è che ci vuole il 3D, niente. Non andava niente. Evidentemente hai contatti sporchi, non lo so. Allora, preso dallo schiribizzo, sono andato a Best Buy, ho comprato uno di un cavo di marca. L'unico problema, $150 più tasse, $160. E uno potrebbe dire, vabbè, i cavi buoni costano, no? E anch'io me l'ho ormai messo nella luce, dire, se vuoi che funzioni devi spendere quei soldi lì, buonanotte. E infatti poi all'inizio l'ho provato, andava, l'ho montato, l'ho fatto passare attraverso il soffitto, che è un'operazione che vi sconsiglio a tutti, perché nella casa americana, sopra nel solaio, almeno nella mia casa americana, il solaio non è che è abitabile, è riempito da 50 cm di schiuma, lana vetro, non lo so, tutto così. Allora ho dovuto farmi largo, poi siccome sopra il soffitto è tutto in cartongesso, no? Se metti il piede male finisce giù. Finisce giù nel salotto. Allora tutto qui, forse qui. Poi dopo un po' mi faceva, non so, mi bruciava anche, sicuramente avevo toccato qualcosa. Comunque, fatto passare lì, bellissimo. E questo col cavo, il secondo, non andava. Ma porca puzza, tutto sto lavoro non funziona, no! Allora dopo sono andato a comprare Best Buy, $159 tutto speso, lo monto, tutto ok, bla. Ormai avevo detto, vabbè, ho speso sti soldi, vaffanculo. Allora poi, giusto per schiribizzo, mi sono detto, ma andiamo a vedere su Amazon quanto sarebbe costato. Su Amazon nuovo costava $89, vabbè, 89, 150, no problem, cioè non è che estremo, cioè è quasi metà prezzo, però diciamo, poi le spese di spedizione. Poi guardo sotto quelli nuovi usati, cioè, tipo anche ricondizionati, $15, allora no, ho detto, ma culo. Allora l'ho riordinato da Amazon, usando questi qua ricondizionati, che sono, lì c'è scritto nuovo, come nuovo, $15, totale spesa con spese $20. Quindi, quando arriva, rifaccio passare il filo con questo. Prima lo provo senza far passare niente. Poi rifaccio passare il filo, quello lì lo riporto da Best Buy indietro, mi faccio ridare tutti i $150 e li voglio tutti fino all'ultimo. E via. Oh. E finalmente questa odissea elettronica si spegnerà. Porca puzza. Se costava, come dicevo, vabbè, 90, 80, 89, se ho su 90, allora con le spese che spendo $100, vabbè, hai buttato via $50. Sì, ma $15, con le spese 20, c'è un risparmio di $130, allora no,
poi calcolando che siccome per regalo di Natale ho regalato quel set di CD di Mozart molto belli, però registrarli nel computer è scomodo, perché innanzitutto il Mac Mini non ha il CD, vabbè c'è un CD esterno, però comunque è scomodo tirare e mettere, farti tutta la libreria di qua digitale, e poi comunque devi tenere il computer acceso, sentire un po' bello. Allora devo fare pure comprare uno di quegli stereo piccolini, niente di che, giusto CD player. Allora io mi ricordavo che c'era molti anni fa, almeno 20 anni fa, avevo visto questo CD della Bang & Olufsen, che era di vetro davanti, passavi la mano davanti, si apriva il vetro, era bellissimo, segui il CD. Ma adesso riguardandolo non è neanche tanto bello, c'è troppi pulsanti, tutino, no? Comunque questo qui basta, la marca qua fa robe sempre molto molto costose. La polizia qui. Aperta parentesi, ho installato Waze, che è un programma GPS navigazione abbastanza bello, eh. La cosa bella, può essere bella ma anche brutta, dipende dai gusti, è che tutti quelli che sono online su Waze, che lo usano, li vedi, no? Quindi ieri guardavo la strada che siamo andati in bici, oh guarda c'è Vincent dall'altra corsia, ehi guarda c'è Frank qui a destra, poi cioè, anche se non siete amici, non siamo amici, ti fa comunque vedere l'altro. Sta funzione la potete disabilitare, soprattutto se vi chiamate Mirko Rossi o Mark Penzone, che siete degli anonimi. Però comunque è bella. Poi se un tuo amico e ce l'ha e sta su Facebook, ti viene anche fuori la faccina, cose. Allora secondo me è molto meglio, no? Comunque ieri un po' l'ho disabilitato. Poi mi piace, però mi piace adesso contro tutti, a me le mappe di della Apple mi piacciono, mi vanno abbastanza bene. Quella lì anche, comunque, cioè è molto più sofisticato Waze che le mappe della Apple, perché volendo puoi creare un tracciato passando che so da qua, devi passare di qua per forza, poi poi la cosa bella ti fa vedere se c'è un poliziotto, perché ovviamente noi siamo una community, allora vediamo un poliziotto, tac, schiaccia un tasto, dice un poliziotto qua. Allora evidentemente molti lo fanno e dopo ti vengono fuori dove sono i poliziotti, ti dici se ci sono incidenti, cose così. Quindi infatti adesso mi sa che inizio a usare questo poliziotto. Comunque, chiusa parentesi, ritornando al discorso di prima, che adesso mi sono dimenticato. Ah sì, il CD, no? Allora, bellissimo, no? Poi mi ricordo benissimo anche la TV della Bang Olufsen, che era, non so se era schermo piatto del CD, mi pare di no. Comunque la cosa bella è che quando era spenta era tutta nera, no? Però poi quando l'accendevi si apriva dentro, aveva come una tendina di nera che si... Ma era dentro, al suo interno, cioè sei una cacata, sarà stato un foglio nero, però faceva il suo effetto. Allora ho detto, sarebbe bello, magari adesso costano poco questi. Allora ho cercato un po' così cos'ha. Alla fine ho trovato sti Panasonic Slim, sono stereo abbastanza nuovi della Panasonic, che sono piattissimi, hanno le casse non ho capito se sono quelle, come si chiamano, elettrolitiche, che praticamente ci sono delle casse di nuova generazione che non hanno più la cassa dietro, hanno un sistema, ma sono sottili, sono tipo un centimetro larghi. Questo mi pare di no, perché tutto lo stereo è un po' più largo, sarà largo 8-10 centimetri massimo. Comunque molto sottile, è tutto nero, è molto minimalista. Poi c'è sto vetro davanti, che quando c'è anche la funzione iPhone, iPod da inserire, no? Quando lo inserisci si sposta, fa... Poi quando vuoi mettere il CD fa... Proprio perché c'ha dei cosi idraulici dentro che deve far uscire l'aria, no? No, questo me lo sono inventato. Però lo puoi fare questo da telecomando, non funziona con la mano. Oh capuzzo, un'altra polizia, adesso perché sto registrando il video, se no, tac! Sicuramente me lo diceva già che c'era il poliziotto lì. Comunque,
Waze. Perché, cioè, negli altri paesi, tipo i Bangladesh, la Papuasia, la gente quando vede un poliziotto fa gli abbaglianti. Però l'abbagliante è pericoloso, perché se il poliziotto ti vede che fa gli abbaglianti, io non lo faccio mai. Insomma, io sto guidando ai 68 perché devo aiutare uno che con la sua corvettina bellina Stingray sta andando ai 150 miglia all'ora. Vaffanculo, pigliati la multa, vai a finire in prigione, non mi rompere, no? Quindi io l'abbagliante non lo faccio. Poi dall'altro è anche pericoloso, se il vigile vede che fa gli abbaglianti ti mette la multa pure a te. Infatti un mio amico, non mi ricordo chi, se in Italia o qui, gliel'aveva fatta. Comunque l'ITAC, quella allora è più comoda, è più tecnologico, eh. Se proprio devo aiutare uno, lo aiuto in un modo che dia senso, che siamo nel futuro ormai. E basta, no? Allora ho preso comunque sta... anche qui Amazon, cioè Amazon mi sorprende sempre i prezzi, perché nuovo andare a Best Buy era spendere 130 o 140 dollari. Su Amazon già c'era un'offertona, però sempre su PC100. Io ho preso ricondizionato, sempre Amazon, non è uno che è usato pochissimo, seminuovo, astenersi per di tempo, così. No, era proprio Amazon, che evidentemente gente che l'ha comprato e poi l'ha rimandato indietro, che faceva cacare, che volevano la qualità delle Bose. Allora, 70 dollari. Cioè, se era 68 qualcosa, 70 dollari, una cifra. Allora l'ho preso. C'erano due modelli, sto Panasonic HC3757. La versione, mi pare, 57 aveva la funzione in più, l'unica funzione in più, che è l'AirPlay, quindi da iTunes puoi sentire la musica da lì, o dall'iPhone puoi sentire la musica lì. Però siccome c'ho l'Apple TV, c'ho l'AirPort, praticamente potrei fare lo stesso. Poi siccome avevo pensato, sì, lì dalla TV dove c'è l'iTunes puoi sentire la musica là, però io in un futuro vorrei comprare un sistemino stereo anche per lì, perché il sistema stereo che avevo lì l'ho messo nella sala cinema. Allora vorrei, quello nella sala cinema innanzitutto, vorrei un amplificatore un fatto un po' meglio, perché questo ce l'ho da almeno 10 anni, Sony, non ha manco l'uscita diretta per il subwoofer, bisogna far passare con le casse, si fa praticamente le calle, non lo so. Ce l'ha l'uscita del subwoofer, ma fatta male, insomma. Ah no, perché il subwoofer c'ha il suo ingresso, non me lo ricordo come fa, però c'è qualcosa da tagliare il subwoofer, no? Allora pensavo, potete spostare questo posto lì, questo è quanto. Allora alla fine sto AirPlay non l'ho preso, però secondo me quello che ho preso va abbastanza bene. Poi c'è anche la funzione che, inserendo l'iPod o iPhone Touch o questo quest'altro, e avendo un'applicazione della Panasonic, non ho capito se inserendo tipo l'iPhone tutto quello che riproduci, tipo metti anche Pandora, viene in audio. Secondo me sì. Quindi io metto subito l'app di streaming di Radio DJ, mi sento Radio DJ. Perché altrimenti c'ha la sua applicazione Panasonic per sentire radio in streaming di tutto il mondo. Però io penso che sia solo l'audio, quindi puoi mettere quello che vuoi, anche un pandolo, un Pandora. Ho preso quello. Poi ho preso anche, perché purtroppo sono cose per la casa che ci servono, una nuova caffettiera Moka da 6 tazze, perché ne avevo una alta così, cioè quella è per una persona sola, ma massimo 2 piccoli, tipo dei nanetti che bevono poco caffè, non lo so. Allora ne volevo prendere una enorme da 12 tazze, però poi ho detto, porca puzza, finisce un pacchetto di caffè in 3 giorni. Allora ne ho preso una da 6 tazze, che comunque è alta così, bella, perché l'avevo vista lì a Publix, c'era da 4. Però il materiale era tipo alluminio, sembrava un po' sminchiolato. Invece quella che ho, la Moka che ho a casa, è molto più resistente, sembra fatta di ferro o anche alluminio, ma ce n'è molto di più, no? Allora l'ho presa da Bialetti di marca, che dovrebbe essere fatta bene. Ci guarderò.
poi ho scoperto, guardando la moca, ho scoperto una cosa che non sapevo. Che per fare il caffè con la moca non bisogna sparare il fornello al massimo. Ma io l'ho sempre sparato al massimo. E invece loro dicono che bisogna metterlo a 5 o 6, a medio. Ma infatti ho sempre notato che quando poi arriva sul caffè, inizia a apri, fa un po' così, fa... Allora, firma. Ah, ma io mi sono sempre detto, se la metto a 5 non bolle l'acqua, com'è che fa fare il caffè? In realtà lo fa lo stesso. Comunque, ho preso quello, poi il cavo da sopra. Poi tra l'altro, quell'altro cavo che non funziona, devo mandare indietro anche quello, quindi... Amazon adesso me li deve dare tutti i soldi in biglietti di piccolo taglio e non consecutivi i numeri. Questo è quanto. Poi altri ciuschi non abbiamo preso niente, basta. Adesso risparmio, perché così, no? Comunque secondo me è uno dei giochi più belli, è Need for Speed Most Wanted. Mi piace. C'ha proprio quel feeling di burnout, quel feeling ricercato che ho dovuto aspettare 5 anni per riaverlo. Sì, è un po' rompiscatole sti cavoli di poliziotti, sempre in mezzo. Sempre sti poliziotti di merda! Poliziotti di merda, l'ha detto a me! Frena, frena! Che film è? Sì, sono sempre tra le palle sti poliziotti, io ho la mia fantastica macchina, automobile velocissima. Poi non è che si scollano facilmente, eh. Io poi mi ricordo che in altri giochi dovevi buttare giù dei pali, allora loro si fermano. Ma questi non ci sono sti pali. E non ci sono neanche le zone dove nascondersi che ti fa vedere sulla mappa. È un buon casino, Comunque è un po' più difficile, secondo me, perché io ho giocato un po' così, spaccare cose, cartelloni. Le gare facili le ho vinte, ma le gare medie già non riesco più a vincerle. Ma adesso non mi devo impegnare più al pomodoro, mi devo proprio impegnare. Questo qua. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti!